L'Unione degli Istriani, Ufficio Scolastico Regionale e Ordine dei Giornalisti del Molise ha organizzato un convegno all'Auditorium Ex Gil di Campobasso dal nome I Massacri delle Foibe e l'Esodo Giuliano Dalmata. Ospite ad eccezione il senatore Roberto Menia, padre del Giorno del Ricordo. È una giornata che vuol riportare alla memoria e alla coscienza nazionale, soprattutto pagine strappate di una storia per convenienze politiche tanto interne quanto internazionale, per appunto era coperta da un velo di silenzio. Eppure un grande dramma, una grande tragedia, tutto italiano, il più grande esodo della nostra storia e soprattutto i tanti, i troppi, le migliaia di uomini e donne finiti nelle viscere della terra, senza croce, in cui famiglie e famiglie non hanno mai saputo dove andare a portare un fiore. Ecco, tutto questo, anche se con colpevole ritardo, oggi è ridonato alla memoria degli italiani ed è la cosa più bella. Il massacro delle Foibe, l'esodo Giuliano Dalmata, purtroppo è un qualcosa che è stato oscurato per troppo tempo. Sì, assolutamente, una pagina drammatica della nostra storia che purtroppo ancora oggi in troppi vogliono tenere nascosta oppure vogliono rivederla cancellando quelle che sono state le barbarie effettuate dai partigiani di Tito a centinaia di migliaia di italiani, sia tramite le uccisioni nelle foibe che per averli costretti a abbandonare la loro terra. Un disastro che ha riguardato anche il Molise, in quanto sono circa 50 molisani che sono stati infoibati dai partigiani di Tito. Insieme al direttivo dell'ODG Molise, con il vicepresidente Santimone, abbiamo sempre pensato di dar vita a dei corsi formativi di natura culturale. Negli ultimi 3 anni ne abbiamo organizzati diversi, non solo sull'appuntamento del 10 febbraio, sulla festa, sulla ricorrenza delle foibe, ma anche su avvenimenti come il bombardamento a Isernia, l'eccidio di Fornelli. Siamo stati l'unico corso, ad esempio, ad organizzare dei seminari sulle marocchinate, su questo fenomeno che ha toccato anche il Molise. Quindi l'ordine sta accanto, stimola i giornalisti all'approfondimento di tematiche di natura culturale di livello nazionale affinché possiamo avere un'informazione più corretta, più decorosa e più di attualità. Queste sono tematiche che per coloro che oggi hanno 40, 50 anni, magari nei libri di storia sono state affrontate poco, però ora la tecnologia aiuta le nuove generazioni. Quindi per questo l'ordine non può che favorire approfondimenti di natura culturale sulla storia d'Italia.